mio interfacciato nel mondo, le mie caratteristiche ontologiche sono fondate su una ibridazione e non su una purezza, su una disgiunzione dall'alterità. Quindi diciamo che la condizione postumana è una condizione dove il concetto di ibrido sta al centro. Ibrido significa sostanzialmente il fatto che io riconosca questa continua mia trasformazione sulla base di alterità che intervengono in maniera diretta su quello che è il mio modo di esperire, sul mio modo di sentire, sul modo di percepirmi anche. Ora, da questa visione di postumano come condizione, che potrebbe essere una condizione che io considero già in essere, personalmente considero che il postumano non sia un orizzonte, non sia qualcosa da raggiungere o qualcosa che è, insomma, è là da divenire, ma io ritengo che la condizione postumana sia la condizione dell'essere umano, cioè la condizione che sempre l'essere umano ha avuto, quindi che sia sostanzialmente un errore di interpretazione il fatto di percepire l'umano come un'entità essenzialistica, un'entità autarchica, autonoma, autopoietica, e un'entità disgiunta, ma ritengo che l'essere umano sia sempre stato più che avvolto da un confine, da un perimetro, ma avvolto da delle soglie, cioè da dei luoghi di costante dialogica, dialettica con il mondo, quindi di contaminazione, quindi come se, insomma, tutto il nostro corpo, il nostro essere, la nostra identità fosse circondata da soglie, cioè da luoghi di apertura, luoghi di interfaccia. Questo significa che costantemente noi riceviamo contributi dall'esterno, abbiamo sempre ricevuto i contributi dall'esterno e quindi di diverso tipo. Dopodiché c'è chi invece ritiene postumano una condizione, una dimensione di prospettiva, nel momento in cui l'essere umano abbandonerà una determinata condizione, molto spesso si parla di una condizione post-organica, nel senso di dire non avremo più un organismo, ma avremo un assemblato di strutture performative. C'è chi parla di una condizione post-biologica, di un essere umano quindi che abbandonerà le dinamiche, l'identità del carbonio per arrivare all'identità al silicio. Ora io naturalmente tutte queste visioni per me lasciano il tempo che trovano, dico sinceramente ritengo che sia molto più adeguato considerare la condizione postumana, la condizione ibrida come una condizione in essere, una condizione che c'è sempre stata, ancor prima che di avere una tecnologia infiltrativa, nel senso che è chiaro che, come giustamente diceva la professoressa Pinto Minerva, quando parliamo di bypass, parliamo di ponti, parliamo di cose che entrano dentro il corpo, ci sentiamo un po' cyborg e lo siamo cyborg, ma in realtà siamo cyborg nel momento stesso in cui la tecnologia influenza lo sviluppo del nostro sistema endocrino, lo sviluppo del nostro sistema immunitario e lo sviluppo del nostro sistema neurobiologico. Cioè tutte le volte che noi ci interfacciamo costantemente con una tecnica o con una tecnologia, questa retroagisce sui nostri sistemi e li conforma, quindi in un certo senso parte della struttura, dell'informazione, dell'oggetto o della tecnica entra nei nostri sistemi endocrino, immunitari e neurobiologici per sottolineare quelli che più facilmente è facile dimostrare, cioè è facile dimostrare come, che ne so, la dieta tagli cereali. Prima Giovanni parlavi della rivoluzione o della trasformazione neolitica, una di queste è stata l'utilizzo dei cereali, l'utilizzo massivo dei cereali. L'utilizzo massivo dei cereali ha trasformato letteralmente il nostro corpo, l'ha trasformato sotto tanti profili. Uno di questi, le popolazioni che si trovavano in luoghi dove c'era carenza di luce, si sono depigmentate e tutta questa nostra grande boria di uomini bianchi, in realtà siamo e sono il frutto del fatto che, come sapete, i cereali sono poveri di vitamina D
e quindi nel momento in cui ci siamo iniziati ad alimentare in maniera massiva di cereali, chiaramente abbiamo avuto bisogno di una maggiore quantità di luce ultravioletta che penetrasse nel derma, quindi nel sotto epiteliale, e potesse in qualche modo dar luogo a quelle trasformazioni per la produzione di vitamina D. Vedete, la dieta cereale ha trasformato il colore della nostra pelle, l'utilizzo del latte nei pastori di renna e poi nelle pratiche pastorali ha creato selezione sui soggetti resistenti che avevano la capacità di digerire il lattosio anche dopo il periodo dello svezzamento. Quindi diciamo che le tecniche retroagiscono sul corpo. Vediamo benissimo per esempio gli effetti degli antibiotici. Gli effetti degli antibiotici non solo hanno creato l'antibiotico resistenza nei batteri, ma hanno creato un antibiotico incapacità nell'essere umano, proprio perché tutte le tecniche retroagiscono sui sistemi endocrini, immunitari e retroagiscono anche a livello della deriva genetica, quindi retroagiscono proprio già a livello delle caratteristiche popolazionali. Allora, siamo postumani, lo siamo sempre stati postumani, e questo è il mio punto di vista. Dopodiché io partirei più che da una considerazione sulla condizione postumana, a una considerazione su una filosofia che abbia a che fare con il postumano. Ora, esistono due grandi scuole, e su questo bisogna assolutamente tenere presente. Una scuola, potremmo dire, anglosassone, nordica, che vede nella condizione postumana, nella filosofia del postumano, una tensionalità verticale, una verticalizzazione, penso a Sloterdijk come filosofo di riferimento, dopodiché poi intorno a questa visione di verticalizzazione, vale a dire della tecnica, della tecnologia come potenziamento dell'essere, come emergenza verticale dell'essere e quindi come ascensionalità sostanzialmente dell'essere, poi ci possiamo mettere dentro i grandi teorici del Luna Park tecnologico, quindi Nick Bostrom, Kurzweil e tutti gli altri della grande famiglia dei transumanisti. Però il punto fondamentale è che il loro modo di pensare è quello che la condizione postumana sia sostanzialmente una verticalizzazione, quindi un risalire, una ascensionalità. E in questo senso leggono ovviamente in Nietzsche il postumanismo in senso ultraumanistico, iperumanistico, e l'oltreuomo diventa un superuomo sostanzialmente, l'oltreuomo nietzscheano, che diciamo che è molto ambiguo, perché Nietzsche è ovviamente molto ambiguo, forse gran parte del suo fascino sta proprio lì, nel senso che dice tutto è il contrario di tutto, quindi piace a uno, piace agli altri, prendi i pezzi, quelli che ti piacciono, no? Nietzsche, grande amante degli animali, Nietzsche, grande umanista, Nietzsche, grande annichilista, cioè Nietzsche, ok? Allora, il punto fondamentale è che tendenzialmente quando leggo Nietzsche, io lo leggo secondo il mio, naturalmente, mia assonanza, i miei gusti personali, e naturalmente per me l'oltreuomo non è un superuomo, ma è assolutamente una lettura personale di Nietzsche, no? Però anche i transumanisti accelerano questa idea, no? Per cui nel domani con la tecnologia diventeremo dei superuomini. E in un certo senso la tecnologia mi fa ricordare i cartoni animati degli anni 80 di Jigoro Bodachai o Daitan 3 e compagnia cantante, no? Tutti questi involucri che i superpoteri sostanzialmente, no? Però c'è anche un legame molto profondo con la visione umanista dell'ascensionalità, l'uomo che si separa dai bruti per entrare in una dimensione angelica e quant'altro, no? Quindi c'è una linea di continuità molto forte, per quello che io parlo di una sorta di iperumanismo in questa lettura. Poi filosoficamente lo fa molto bene, come ha detto Sloterdijk, anche se non sono d'accordo praticamente quasi niente con lui, però è bravo, ovviamente. Dall'altra parte
dall'altra parte c'è chi a questo punto alimenta il Luna Park, per cui faremo il mind uploading, quindi un giorno trasferiremo la nostra mente dentro un computer, la faremo viaggiare, visto che è trasformato ormai l'informazione pura alla velocità della luce, per cui potremo viaggiare per la galassia solamente con informazione pura, potremo naturalmente clonarci, fare una clonazione veloce e quindi trasferire il contenuto dal computer a un nostro corpo giovanile, quindi avremo per sempre 20 anni. Insomma, vi lascio tutte queste farneticazioni guardando Black Mirror, che insomma le rende molto bene. Allora, l'altra visione, che è un po' quella, se volete, a mio avviso molto più feconda e in qualche modo anche di discontinuità rispetto all'umanismo, in fondo questa idea che spaccheremo il mondo, conquisteremo Saturno, mi riporta indietro nel tempo, non la vedo poi una grande novità, se non che l'una parte delle biotecnologie, delle tecnologie informatiche, delle nanotecnologie, proietta questo in qualche cosa di estremamente avvicinante, per cui uno rimane assolutamente sorpreso, dice cavolo, qua effettivamente stiamo andando verso una realtà differente, però insomma il punto non è poi tanto differente, cioè se vogliamo è l'amplificatore tecnologico che lo rende differente, ma diciamo il contenuto della canzone è sempre la stessa, sempre uguale. Molto diversa invece è la concezione postumanista, che è però diciamo espressa soprattutto in ambito come dire, latino. Quasi tutti i grandi autori di questo hanno a che fare con la Francia, l'Italia, la Spagna, insomma, e anche quando operano in America c'è una prevalenza di questo tipo. Questo non significa che non ci siano ovviamente altri autori, però se penso, cioè ovviamente ci sono altri autori come Donaro e altri, però se penso a Braidotti, a Ferrando, me e altri in Italia, eccetera, c'è una grande, direi che anche l'Italia è un grande laboratorio culturale sotto questo profilo, cioè sta dicendo delle cose importanti che stanno avendo notevole, riscuotendo un notevole interesse a livello mondiale. Allora, qual è il punto fondamentale di questa visione postumanista? È esattamente il contrario della visione verticale di Sloterdijk, è una orizzontalizzazione. Anche la professoressa Pinto Minerva l'aveva ricordato, questa idea di una identità che si realizza per ibridazioni orizzontali. E nello stesso tempo anche Giovanni Leghisa ci ha detto una delle caratteristiche è proprio quella, lo scioglimento di questa visione gerarchica, di questa visione ascensionale, che non significa una visione statica, significa una visione di continuo commercio, di continua trasformazione, di continua accoglienza dell'alterità, ma non una dimensione di innalzarsi, disgiungersi, distinguersi, ma di accoglienza, di empatia, di conoscenza. Allora, qui ovviamente il mio discorso potrebbe a questo punto allargarsi su che cosa significa ibridazione, cosa significa accettare questa identità ibrida, che io non ritengo assolutamente una identità debole. Io ritengo che sia un'identità forte proprio perché accetta la vulnerabilità. Allora io torno, naturalmente, penso molti di voi, no? Quando c'è stato il grande, quando leggiamo l'Iliade, no? E ci troviamo di fronte Achille ed Ettore, dai fai il tifo per Ettore, anche se sai che perderà. Ok? Qual è la grandezza di quel momento quando prende il figlio a schianate? Cioè, che sa che questo qua è un tosto, perché sa di accettare la propria vulnerabilità, sta andando verso un semidio che quindi non lo batterà neanche a morire, però accetta questa sfida. Ecco, per me l'identità forte è quella che accetta la vulnerabilità, non quella che pretende di rigettare la vulnerabilità. Ma l'identità forte è quella che accetta i prestiti, quella che riconosce i prestiti, non quella che rifiuta i prestiti.
Cioè l'identità forte è quella che dice io sono grazie a quello che ho ricevuto dai miei genitori, dai libri che ho letto, dai maestri che ho avuto, dagli amici che ho avuto, dagli animali con cui ho vissuto, perché quanto ci danno e non sono da affezione, da compagnia, letteralmente ci modificano la nostra vita. Quella persona è forte, non quello che dice ho fatto tutto io, tutta farina del mio sacco, tutto io, sono io, cioè l'egocentrico, l'imbecille sostanzialmente. Cioè non è questo gran genio, no? Allora dice, ma tu ci poni un'identità debole? No, io ti pongo un'identità forte. Forte perché accetta la vulnerabilità, accetta il commercio con gli altri, non ha paura degli altri. È segno di debolezza aver paura degli altri, non segno di forza. Allora, questa ibridazione è un'ibridazione, questa condizione ibrida parte da un'accettazione di uno status aborigine. Giovanni parlava della visione evoluzionistica, una visione importante, e allora la voglio approfondire. E dall'altra una ibridazione di tipo culturale, anche se i due elementi si viaggiano all'unisono, ma sono due espressioni, se vogliamo, differenti dello stesso processo. Allora, perché esiste una condivisione aborigene? Cioè che viene prima delle mie caratteristiche individuali, che viene prima della mia esperienza soggettiva. Perché parlare di caratteristiche essenziali del soggetto, della specie, è assolutamente sbagliato, significa non aver capito niente di evoluzionismo. L'evoluzionismo ci parla di un continuum di trasformazioni che danno origine alle diverse specie, ma anche di trasmissione di predicati all'interno di questo flusso. Cosa voglio dire? Voglio dire che io non posso pensare in maniera evoluzionistica che le cure parentali, cioè l'amore materno, sia qualcosa da attribuire all'essere umano. L'amore materno, l'essere umano, l'ha ricevuto in eredità dalle altre specie, esattamente come le caratteristiche empatiche, esattamente come tante altre caratteristiche. Quindi i nostri predicati non sono specie specifici, c'è solo una piccola parte dei nostri predicati sono realmente specie specifici. La stragrande maggioranza dei nostri predicati sono transspecifici. Questo perché voglio sottolineare il fatto che quando si legge gli scritti del barone von Huxkel sulla Umwelt, molti attribuiscono alla Umwelt una concezione a monade, come se le diverse Umwelten delle diverse specie siano entità disgiunte, separate. Ma non è assolutamente così. Le Umwelten delle diverse specie sono sovrapposte sulla base della vicinanza tassonomica di quelle specie, vale a dire, in primis, dalle omologie, cioè dei caratteri ereditari comuni che quel soggetto ha ricevuto. Per esempio, tra me e lo scimpanzé sono tantissimi i caratteri ereditari comuni, quindi le nostre Umwelten sono fortemente sovrapposte. Ma dirò di più, quasi tutti i mammiferi hanno larghe porzioni di Umwelten sovrapposte, cioè molti dei predicati umani sono predicati condivisi, non sono umani, non riguardano solo l'uomo. Questo è il punto fondamentale. Quindi una visione essenzialistica dell'essere umano è una visione sbagliata dal punto di vista evoluzionistico. Poi esistono il fatto che ciò che siamo dipende dalla selezione di predicati da parte di contesti estimi, il che significa che spesso anche specie che sono distanti da un punto di vista tassonomico possono sviluppare predicati condivisi per analogia. Per esempio, i primati sono diversi dai carnivori, sono animali differenti, pur essendo mammiferi, ma hanno preso strade differenti. Eppure l'organizzazione sociale del lupo assomiglia moltissimo all'organizzazione sociale degli scimpanzé.
perché sono tutte e due animali che mettono in campo attività collaborative di gruppo. Quindi, esattamente come le ali sono state inventate più volte, per cui abbiamo le ali degli insetti che sono sviluppate dalle branchie, le ali dei pipistrelli che sono sviluppate dall'arte superiore dei mammiferi, le ali degli insetti, le ali dei pterosauri, sono tutte ali inventate separatamente. Così gli stessi predicati comportamentali possono essere inventati successivamente a seconda dell'interazione e della selezione operata dall'ambiente, vale a dire lo stesso mulino che predispone quella struttura, quella morfoespressione. Allora, omologie, analogie universali, perché l'essere animale ha delle caratteristiche universali su cui a questo punto devo soffermarmi per parlare dell'argomento di questa, però dovevo legarmi in qualche modo a tutto quello che mi ha preceduto, no? Allora, quando parliamo di universali, dobbiamo cercare di capire, dire, che cosa significa essere animale. E questo è il punto fondamentale. L'essere animale viene definito come l'entità peripatetica, cioè l'entità che si muove, l'entità che non sta ferma, l'entità... Ecco, questo... essere questa dimensione peripatetica, voi non dovete immaginarla solo nel movimento fisico, nel movimento rispetto all'ambiente, ma nel continuo trasformazione di stato. Cioè il soggetto è peripatetico in sé, non è peripatetico esclusivamente perché interagisce nell'ambiente in un certo modo. E perché è in questa situazione? Per un motivo molto semplice, che noi spesso ci dimentichiamo. L'essere animale significa essere eterotrofo. Essere eterotrofo significa andare alla ricerca di cibo, andare alla ricerca di sostanze organiche performate. C'è una differenza enorme tra l'essere autotrofo e l'essere eterotrofo. Allora, l'essere eterotrofo, che non significa che l'essere autotrofo è inerte, non sto dicendo che le piante sono inerte, io anch'io sono un amante degli alberi, anch'io sto delle ore a parlare con gli alberi, anch'io sono uno dei tanti deficienti e sono felice di farlo perché mi fa star bene. Però la dimensione animale ha delle caratteristiche, ha dei predicati, una condizione metapredicativa, cioè una condizione che sta al di sopra dei predicati. Per cui possiamo dire che un cane e un gatto sono predicativamente diversi, ma che entrambi hanno delle caratteristiche, una caratteristica meta o più caratteristiche metapredicative comuni. Ora, noi abbiamo, in maniera non evoluzionistica, ovviamente, diviso l'essere umano da tutti gli altri animali. E lo abbiamo fatto in maniera metapredicativa. Cioè abbiamo detto che gli esseri umani sono fatti in un certo modo e tutti gli animali, al di là delle differenze predicative, sono fatti in un altro modo. Cioè abbiamo creato proprio una due disgenzione, no? Pertanto nel Novecento, poi era estremamente palese, dopo il canone di parsimonia di Morgan, che in qualche modo, al di là dello stesso Morgan, perché Morgan diceva dai, non esagerate a parlare della coscienza delle cozze, non stiamo qua a fare questi discorsi, eccetera, vediamo di capire quando una certa specie effettivamente mostra delle caratteristiche di intelligenza. Quindi non è che Morgan negava l'intelligenza delle altre specie, diceva semplicemente ad alcuni epigoni di Darwin, dai, non esagerate, perché rischiate di avere delle forme di antropomorfismo banale. Okay? Però Morgan viene subito preso sul serio, dice no, basta, gli animali, allora c'è una sorta di neocartesianesimo, gli animali sono macchine. Gli animali sono macchine, l'essere umano invece è un'entità cogitante. E quindi si viene a creare, vedete, questa è una differenza metapredicativa. Qui non si sta più parlando della differenza tra il cane e il gatto e l'umano. Stiamo parlando del fatto che c'è una differenza non tra l'uomo e il cane, ma tra l'uomo e l'animale. Cioè essere umano è una condizione ontologica specifica, essere animale è una condizione ontologica altra, al di là del fatto delle differenze predicative che ovviamente nessuno va a dire che il cane è uguale identico al gatto. Però tutte e due sono animali, non so se è chiaro questo discorso, no? E il punto centrale è questa differenza metapredicativa si riveste naturalmente Cartesio. Cartesio
riteneva appunto che gli animali fossero pura res extensa e come tali matematizzabili, cioè con una crasi galileiana cartesiana, i fenomeni diventano geometria, la geometria messa su, inchiodata sugli assi cartesiani diventa algebra, i fenomeni vengono tradotti in algebra. Ora, l'animale res extensa, l'animale è colui che può essere misurato, punto. Quindi totalmente determinato. Quindi non esiste uno spazio di espressione. Perché vedete, se l'animale, l'individuo, è la sommatoria dei suoi automatismi, è inevitabile che in lui non ci sia soggettività. Ora, Cartesio si spingeva dicendo, anzi, guardate, era addirittura più cauto, perché diceva gli animali sono macchine, ma così complesse, che perché le ha create il buon Dio, e quindi noi non possiamo assolutamente formulare una esplicazione della struttura, dei meccanismi, del macchinomorfismo dell'animale. Sappiamo solo che è una macchina e come tale, se voi lo tagliate, lo aprite e urla, non vi preoccupate, perché sono i cigoli di una macchina, nessuno si preoccupa se tagli un pezzo di legno e sente lo scrigolio dell'elice, quanto sta soffrendo, se qualcuno, un meccanico, perché io non di certo, non saprei come aprire il cofano di una macchina, ma se un meccanico toglie il carburatore dell'auto, non è che dice, oddio, starà soffrendo, mamma mia, cosa devo fare? Nessuno se ne preoccupa, allora la macchina non ti preoccupa perché non soffre. Ora Cartesio diceva, sì, gli animali sono così, quindi se sentite degli urli, non vi preoccupate, perché è il cigolio di una macchina. E naturalmente da lì, ovviamente, ancora una volta, le giustificazioni quando servono, quando una teoria è utile, al di là del fatto che sia una cretinata enorme, che naturalmente era risaputo, però ugualmente, oggettivamente, sono delle cose che quando sono utili hanno una capacità di diffusione pazzesca. E ora, quando all'inizio del Novecento sorgono le prime teorie di spiegazione del comportamento e in pratica il behaviorismo e la psicoenergetica o teologia classica, si riprende esattamente Cartesio e si dice l'animale è mosso da degli automatismi. È un modo eufemistico per dire non vi preoccupate. Certo, non dicevano l'animale non soffre, non si spingevano a dire queste cose. Ma nel momento in cui dicono l'animale è mosso degli automatismi e dici l'animale è una macchina, mi dici qual è la differenza? Non c'è. È lo stesso, sono due modi diversi dello stesso concetto. Gli automatismi vengono definiti dai behavioristi appresi e prendono il nome di condizionamenti, e gli automatismi invece per gli etologi sono innati e prendono il nome di istinti. E qui naturalmente allora le due condizioni ontologiche riportate ovviamente e sottolineate dal buon Martino Heidegger, naturalmente qui esplodono, no? Fino al paradosso che l'animale non muore, ma cessa di vivere. Cioè, vedete, abbiamo bisogno proprio di due categorie differenti. Gli animali che l'uomo desidera, l'animale ha la pulsione. Cioè, è tutto organizzato e orchestrato per creare una differenza metapredicativa e in pratica per rimettere Darwin al suo posto. Cioè, Darwin, stai buono, stai tranquillo, ti abbiamo detto che l'uomo deriva dagli animali, ma tanto tanto tempo fa. Questa è una cosa tremenda, ma che è accaduta lontano nel tempo. Adesso non ne parliamo più, non ne parliamo più, e anzi possiamo dire, e a quel punto riprendiamo il modello umanistico, riprendiamo il Pico della Mirandola, Marsilio Piccina, quant'altro, nella nuova formulazione di Arnold Gellert, che riprende i posti illuministi e i romantici, Scheler e gli altri, l'uomo è incompleto. È incompleto. Allora, se ci sono delle parole che da un punto di vista evoluzionistico non hanno alcun senso, sono quello di completo e di perfezione. Se ci fosse qualcosa di perfetto non sarebbe finito. Cioè, l'evoluzionismo parla di un cantiere aperto, cioè per l'evoluzionismo la vita è come la Salerno-Reggio Calabria.
cioè è in costante trasformazione, diciamo. Ok? Quindi le parole come perfetto, completo, non esistono, non possono esistere. Allora l'uomo è incompleto, cioè significa che è scarsamente equipaggiato da un punto di vista biologico, e tutto ciò ricorda in maniera ossessiva il mito di Epimeteo e Prometeo. È la stessa zuppa che era rimasta lì da qualche centinaio di anni, ce la ripropongono, dicono guarda, è nuova, ma fa letteralmente schifo, cioè è una roba immangiabile, cioè ancora veramente pensiamo alla duplice genealogia, Epimeteo che dà le virtù agli animali e gli animali che sono contenti, però di colpo tipo il cavallo di Troia, no? Gli hanno dato queste virtù e le hanno condannate ad essere solo quello che tu, animale, hai avuto la virtù epimeteica e non puoi far altro che così. All'uomo non gli abbiamo dato niente, poverino, a lui non gli hanno dato niente, e proprio perché non gli hanno dato niente, lui può fare qualunque cosa, è libero, creativo, può fare esattamente quello che fanno tutti gli altri animali, lo può fare con la tecne, e poi c'è Prometeo che gli ha regalato anche il fuoco, quindi può plasmare il mondo, e quindi se ne frega delle caratteristiche degli oggetti, perché lui li trasforma gli oggetti. E noi riportiamo in auge, nel Novecento, il mito che ci riporta Esiodo, Protagora, il Platone nel Protagora, cioè ci riportiamo avanti di nuovo sta zuppa qua. Allora, quello che vorrei sottolinearvi è che da un punto di vista evoluzionistico questi pensieri non reggono. Cioè o veramente, diciamo, l'evoluzione dei venti non esiste e torniamo all'essenzialismo platonico, cioè l'essenza, le idee, il demiurgo che fa i gatti prendendo spunto dal timbro gatto che è sempre esistito, o torniamo creazionisti come testimoni di Geova, quando arrivano che ti dicono svegliati, io dico svegliati tu. Oppure dobbiamo renderci conto che questi miti fondativi sono da mettere un po' a parte, c'è una bella storia che racconta qualche cosa, che ci dice qualche cosa. Per me la storia di Epimeteo e Prometeo dice che l'uomo è l'animale più invidioso che ci possa essere. Vedo un cielo, lui vola, io no. Vedo un cavallo che corre, lui va veloce, io no. Cioè, è invidioso. Noi siamo letteralmente degli emulatori, emuliamo tutto, per cui le mode hanno un campo facile, perché noi abbiamo una mimesis fortissima, quindi siamo degli emulatori pazzeschi, siamo degli invidiosi, e questo mito proprio è il mito dell'invidia, sostanzialmente, ma c'è anche qualcosa. Che tutto ciò che l'uomo ha creato cultura è stato andare a pescare da quello che facevano gli animali e trasformarlo in tecnologia. Vedete che ritornano le cose. Allora, in realtà dal punto di vista metapredicativo, considerare gli animali delle macchine non è solo sbagliato, ma è anche contro l'idea parsimoniosa di Morgan. E vi spiego perché. Innanzitutto perché se un animale fosse retto da degli automatismi, non saprebbe gestire la singolarità del reale, cioè il fatto stesso che il soggetto è peripatetico, si muove nel mondo e sapendo che se fai 100 volte lo stesso percorso, farai 100 percorsi simili, ma mai 100 percorsi identici, tutte le volte che ti muovi in quel percorso tu devi gestire una frazione di novità. Se tu fossi un automa, quella frazione di novità non saresti in grado, perché un soggetto con degli automatismi è solo ripetitivo. L'altro aspetto fondamentale è che quando parliamo di antropomorfismo, bisogna distinguere l'antropomorfismo banale, quello che abbraccia Rottweiler e si prende un morso perché oggettivamente il Rottweiler dice vediamo se sei più forte di me, perché l'abbraccio nei primati vuol dire una cosa e la monta, perché assomiglia molto a una monta, ne vuol dire un'altra, nei cani. L'antropomorfismo banale, quello che pensa che il gatto è felice se lo accarezzi fino a elettrizzarlo, e per cui è assolutamente traditore, perché dopo un po' che si è rotti i coglioni mi dà un graffio.
è il dall'antropomorfismo critico, quello che ti porta a pensare una idea molto semplice, che ci sono delle caratteristiche comuni, che quando un gatto, un cane sta giocando, si sta divertendo. Cioè, la soggettività che noi abbiamo è la soggettività che hanno gli animali, pur manifestandola con predicati differenti, esattamente come la percezione. Tutti gli animali percepiscono, ma lo fanno in maniera diversa. Tutti gli animali hanno un'intelligenza, ma hanno intelligenze diverse. È come chiedersi qual è l'animale più intelligente. Io rispondo, qual è l'animale più endocrino? Qual è l'animale più gastroenterico? Avere il rumine o, che ne so, il cieco? Il punto fondamentale è non capire che l'intelligenza è una funzione, e da un punto di vista darwiniano le funzioni servono a qualcosa. Quindi il gatto ha un'intelligenza diversa dal cane, diversa dallo scimpanzé, il buon uomo diversa da quella di un delfino, esattamente come gli apparati percettivi, come il sistema gastroenterico, endocrino, immunitario e quant'altro. Allora, ma partiamo da un presupposto: innato e appreso sono da considerare degli automatismi? Allora, qui metto in discussione il concetto di parsimonia. Secondo voi è meglio, per muoversi su Milano, avere la mappa di Milano o avere un milione di itinerari possibili su Milano? Perché l'assenso dell'automatismo è proprio quello, che tu hai delle strutture che sono automatiche, dato l'input hai l'output, cioè hai una struttura che è altresì funzione, rapporto struttura-funzione 1 a 1. Quando prendi in considerazione la mappa di Milano, il rapporto tra la mappa e gli itinerari possibili non è più 1 a 1, ma è 1 a infinito. Vale a dire, con la stessa mappa tu puoi fare infiniti itinerari. Ecco, vedete, l'innato e l'appreso sono strumenti, non sono automatismi. Quando il soggetto ha, quando un cane apprende il seduto, che gli insegni il seduto, che tra l'altro è una cosa di una semplicità estrema, per cui il cane dice, beh, tutto qua, non è che c'era molto da fare, bastava solo dirmi un po' prima e mettermi indietro. Quando un cane apprende il seduto, da quel momento in poi è lui il proprietario del seduto. Cioè è uno strumento che lui utilizza. Io avevo un amico che diceva, sai, ho insegnato il seduto al cane, dopodiché andavo in casa sua, vedevo che il cane si sedeva e lui correva con bocconcini. Ha capito come funziona. È lui che lo utilizza. Se tu gli dai un nuovo problema, lui non è che dice un nuovo problema tiro a caso. Vabbè, i amiristi pensavano che il soggetto fosse totalmente passivo, quindi non doveva avere una mente, quindi non dovendo avere una mente, di fronte a un problema dovrà tirare a caso. Peccato che non è così, se tiri a caso, te mai capitato chi fa un problema al tuo gatto, al tuo cane, cosa fa? Ti piscia sulle scarpe? No, potrebbe anche darsi qualsiasi. Quello non è il caso, dovesse fare una totale casualità. In realtà se hai insegnato il seduto, il terno o qualcosa al tuo cane e gli pone un problema, il cane fa, vediamo se col seduto va. No, vuoi che tiro su una zampa? Cioè l'approccio è euristico, non casuale. I tentativi si basano su ricette solutive, cioè su strumenti, non su casualità. Allora, il punto fondamentale, che cos'è la soggettività? Beh, in maniera molto semplice, la soggettività è l'eccellenza rispetto agli studenti e agli strumenti. Cioè, se gli automatismi, che definiscono totalmente, cioè sono esaustivi nell'espressione del comportamento, non prevedono un'eccellenza. Nel momento in cui tu hai delle mappe, se vuoi costruire un itinerario, hai bisogno di un'eccedenza, cioè hai bisogno di qualcuno che utilizzi la mappa. Ecco, soggettività è quindi titolarità sulle proprie dotazioni. Una titolarità che da cosa nasce? Nasce da una posizionalità del corpo. Anche qua il dualismo mente-corpo è assurdo. È assurdo, lo dice il fatto che quando sei stanco fai dei brutti pensieri. Lo dice il fatto che se sei ammalato hai delle rappresentazioni differenti. Cioè la mente emerge dal corpo, non è qualcosa di diverso, emerge da tutta la fisiologia del corpo. E il corpo è un'entità desiderante, è un'entità che si pone nel mondo attraverso una dialettica tra un'immanenza relativa e una trascendenza altrettanto relativa. Quindi non è il luogo dell'ammanenza assoluta e non è il luogo della trascendenza assoluta.
L'animale si proietta sempre in oltre sé, è sempre proiettato in una situazione differente, non è mai statico. Ecco questo suo essere peripatetico, che non è legato al muoversi, è legato al fatto che l'animale immagina una situazione differente, una posizionalità differente. Questo, il desiderio, il proiettarsi, l'andare oltre il sé, l'oltrepassarsi, è la condizione animale, l'essere costantemente mosso dal desiderio. Allora, il punto fondamentale è che riconoscere questa soggettività è importante non solo nella relazione che noi abbiamo con gli altri animali, ma riconoscere questa soggettività è importante per finalmente capire meglio cosa siamo. Perché molto spesso noi abbiamo visto la nostra animalità e il nostro corpo come qualcosa da cui emanciparsi, non da emancipare. Questa è la differenza. Cioè, il volersi emancipare dal corpo e non il voler emancipare il corpo, l'animalità. E quindi il passaggio, a mio avviso, postumanista, come dicevi tu, Giovanni, è questo. E questo è il grande passaggio, e dal mio punto di vista i transumanisti su questo non hanno capito nulla, perché ancora una volta vivono il corpo come una prigione da cui liberarsi e non si rendono conto che invece è il centro di ciò che sono. Grazie. Allora, ringrazio anche il professor Marchesini, sono le 11:30, direi che dato che abbiamo...